Buonasera e benvenuti a 7 Sera. Nella puntata di oggi parleremo nella prima parte di salute, poi però andremo a scoprire un luogo veramente incantevole e parleremo anche di passioni roboanti. Ma iniziamo parlando della medicina, della nostra salute, facciamo un viaggio nel mondo dell'oncologia. È un mondo che spesso spaventa, fa paura, ma è un mondo che per fortuna oggi non è più così buio. Allora oggi insieme ai nostri esperti approfondiremo la problematica del tumore al seno, una problematica che purtroppo colpisce veramente tantissime donne ogni anno. E ne parliamo oggi bene perché è importante che voi che siete a casa, che ci state seguendo, che avete questo problema in questo momento, sappiate che non siete sole, che il tumore al seno non è un qualcosa che possa mettere oggi un punto alla vostra femminilità, si può andare avanti, si può riacquistare la propria vita. E poi ovviamente è importante parlarne perché lo sapete, quando parliamo di salute è fondamentale conoscere per prevenire. Ma vi presento subito i nostri esperti. Allora, buonasera ad Umberto Cortinovis. Buonasera, chirurgo plastico dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buonasera Gianfranco Scaperotta, radiologo senologo Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buonasera e benvenuto. E benvenuto anche a Massimiliano Gennaro, chirurgo e senologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo subito. Il tumore al seno si sente veramente sempre nominare, ahimè, ai nostri giorni, ma esattamente cerchiamo di scoprire che cos'è. Ma allora, il tumore al seno è molto nominato perché è il tumore più frequente della donna, il tumore più frequente della donna sia per incidenza sia per mortalità. È una malattia che conosciamo bene e che, come si diceva, non deve spaventare perché per fortuna formidabili progressi sono stati fatti e quindi possiamo risolvere il problema in un numero sempre crescente di casi. Il tumore, per dare una dimensione alla situazione italiana, colpisce circa 38.000 nuovi casi all'anno, quindi 38.000 donne si ammalano ogni anno di tumore al seno. Per fortuna la maggior parte guarisce, le donne che vengono colpite sono donne che sono in post menopausa, quindi dopo i 50 anni, intorno ai 60 anni c'è il picco di incidenza, ma una cosa importante, non risparmia le donne anche molto anziane e non risparmia le donne anche molto giovani. Sappiamo che dal 5 al 10% di questa patologia ha un'origine ereditaria, dipende da geni che funzionano male e questi casi, queste malattie legate a un malfunzionamento dei geni hanno la caratteristica di svilupparsi più precocemente e quindi vediamo donne anche molto giovani, ragazze, che si ammalano di questo problema. Ed è proprio a queste donne che si offre magari un intervento un pochino più articolato insieme al chirurgo plastico per offrire un risultato non solo terapeutico ma anche estetico migliore. Esatto, è importante sapere che quello che un giorno poteva stravolgere la vita, la qualità di vita dopo la guarigione, oggi non è più così, si può intervenire chirurgicamente, la donna può essere donna ancora, ecco, si può trovare questa soluzione, giusto? Assolutamente. Assolutamente. Cerchiamo ancora di capire un dettaglio, si sente parlare di tumori benigni e maligni, possiamo fare rapidamente una distinzione e poi cerchiamo di capire il procedimento. I tumori benigni sono dei noduli che si sviluppano al seno, per entrare nel tecnico, il più comune che molto spesso si sente riferendosi anche a donne molto giovani, a ragazze, adolescenti, è il fibroadenoma. Uh-huh. Il tumore maligno è invece considerato generalmente il carcinoma e il carcinoma abbraccia una serie di patologie diverse anche se hanno tutte lo stesso nome che oggi abbiamo imparato a distinguere secondo un profilo biologico della malattia e che può avere diversi trattamenti. Il tumore benigno non implica mai nessun tipo di rischio per la vita, il tumore maligno invece va trattato perché la caratteristica è che se non curato porta a morte. Certo, assolutamente. Allora è importante soprattutto in questo caso parlare di prevenzione e di diagnosi precoce. Adesso vedremo quali sono le modalità per diagnosticare un tumore, ma una cosa che vorrei chiedervi subito è, allora, tante donne oggi si rifanno il seno, mettono delle protesi nel loro corpo. Allora, c'è stata una bagarre riguardante delle protesi francesi e poi la approfondiremo, cerchiamo di tranquillizzare il nostro pubblico, ma capiamo se le protesi possono essere un fattore di rischio, una causa del tumore al seno. È possibile? Direi assolutamente no. Di no, okay. Anzi, non esistono studi
sia italiani, sia americani, sia di tutta la letteratura, che possono questionare il fatto che la presenza di un impianto protesico possa creare un tumore alla mammella. Possono esserci più o meno delle implicazioni per quanto riguarda la diagnosi, perché in parte la presenza di una protesi può mascherare l'insorgenza del tumore, sì. Però ormai le metodiche sono tali, ne parlerà il dottor Scaperrotta, sono tali che anche un tumore molto molto piccolo può essere tranquillamente riconosciuto anche in presenza di un impianto protesico. Certo, bene. E allora non corriamo tutti questi rischi, anche se cerchiamo di essere più belli. Allora adesso iniziamo il nostro percorso diagnostico, andiamo a vedere qual è la radiologia. Iniziamo proprio dalle diagnosi che si possono fare quando una protesi c'è. Vediamo la prima immagine e iniziamo qui a commentarla. Eccoci. Beh, questo è un caso limite di quello che può essere l'evidenza radiologica di quello che è un problema nella presenza di un impianto cosmetico. Questa è una protesi rotta, non è una protesi PIP per specificare, un'altra tipologia di protesi, ma questa è una rottura cosiddetta intracapsulare, franca, evidente, clinicamente manifesta, e la mammografia in questo caso, questo è una sottrazione di immagini, quindi è un'elaborazione a monitor, ci permette di vedere l'entità di rottura, la tipologia di rottura, e quindi ci permette di avviare in questo caso la giovane donna a un intervento di sostituzione della protesi. Certo, allora lì si interviene solo in questo modo, sostituzione della protesi. Vorrei far vedere realmente che cosa succede all'interno di un seno in cui una protesi si rompe. Allora chiederei alla regia di tornare in studio, vediamo delle protesi sul nostro tavolino. Certo. Allora possiamo far vedere come è fatta una protesi e cosa succede, cosa c'è al suo interno? Volentieri, anche per sfatare uno dei miti che le protesi possono rompersi in aereo. Ecco, come, esatto. È una cosa banale, ma tutte le pazienti ci chiedono questo, posso prendere l'aereo oppure no? Innanzitutto è importante sottolineare che tutte le protesi sono dei corpi estranei. Mm-hmm. L'organismo crea intorno all'impianto protesico una cicatrice che si chiama capsula, e questa capsula tiene comunque separato l'impianto protesico dal resto dell'organismo. È quello di cui parlava il dottor Scaperrotta, di rottura intracapsulare, cioè una rottura della protesi all'interno di questa capsula. Questo è il caso più comune, soprattutto con le protesi di cosiddetta ultima generazione, che sono protesi che contengono all'interno, e lo vedremo, ne taglieremo una fra poco, un gel altamente coesivo. Cosa vuol dire? Ci sono innanzitutto due forme. Questa che vedete è la forma cosiddetta anatomica, impropriamente chiamata a goccia, perché ha la parte inferiore più prominente, più proiettata, e la parte invece superiore più sottile. Questa è la classica protesi che si usa in ambito della chirurgia ricostruttiva e anche in estetica. Oppure le protesi un pochino più datate, più vecchie, che sono le cosiddette protesi rotonde. Come vedete hanno una forma vera e propria più rotonda. Certo, me ne passa una, certo, per curiosità, come tutte le donne sono curiosissima, voglio sentire anche la consistenza, che sono morbidissime al tatto. Per assolutamente, cui poi potete vedere che se anche possiamo fare un giochino di ruotarle non succede assolutamente okay. Niente. Ma se dovessero, ahimè, rompersi, che cosa succede? Vediamo. Come vi dicevo, all'interno di queste protesi c'è un gel altamente coesivo. Cosa vuol dire? Che se anche la protesi dovesse rompersi, certo, necessita di un intervento chirurgico di sostituzione dell'impianto protesico, ma non è assolutamente una cosa grave. Io con un piccolo bisturi sto tagliando esattamente una protesi a metà qui davanti a voi, e vedete quello che è il materiale all'interno dell'impianto. Finiamo di tagliare completamente la protesi, che è formata da un involucro esterno ed ovviamente da un contenuto interno, e vedete che esiste all'interno questo gel, che se anche vado a tagliare completamente l'impianto protesico, dov'è? Rimane. Certo, quindi rimane anche, fermo lì. Assolutamente, quindi anche tutti quei miti del gel di silicone che gira per il corpo, perché sono cose che ahimè quotidianamente sentiamo dire, ahimè non è una cosa possibile. Oh, se vuole le do anche questo. Esatto, sì, sono almeno curiosissima, esatto, così vi descrivo cosa si sente. Sì, ecco, tra l'altro la protesi si è riunita, per cui in giro per il nostro corpo non ci va di sicuro. Concludiamo il capitolo protesi parlando e dicendo cos'è successo con queste protesi francesi. Il problema di queste protesi francesi è che anche da un punto di vista clinico avevano questa parte esterna della capsula che tendeva a rompersi più facilmente. Sì. Il problema di queste protesi della PIP è che all'interno avevano questo gel di silicone, questo ovviamente è un gel medicale, avevano un gel di silicone cosiddetto industriale.
non è assolutamente il caso di allarmarsi. Certo, se una paziente adesso ha delle protesi della PIP impiantate dopo il 2001 è bene che faccia dei controlli. Certo. Già le case di cura o gli ospedali dove venivano impiantate queste protesi hanno l'obbligo per legge, per un decreto del Ministero della Sanità, di contattare tutte le pazienti che erano state sottoposte a questo tipo di chirurgia, richiamarle e fare delle indagini specifiche. Tenete presente comunque che non vi è una correlazione, come dicevamo anche prima, anche con questo tipo di protesi e la neoplasia, sono sicuramente da verificare e da controllare, ma anche l'intervento chirurgico di sostituzione dell'impianto è una cosa abbastanza serena, tranquilla, è un intervento di poco conto da un punto di vista chirurgico e si ha esattamente il ritorno alle condizioni precedenti della paziente. Bene, per fortuna, per cui non c'è da allarmarsi così tanto, stare attenti, fare un controllo e piuttosto intervenire. Prima di salutarci, poi ovviamente dopo la pubblicità continueremo a approfondire la tematica del tumore al seno, però abbiamo detto, allora ci sono dei fattori genetici che possono predisporre alla problematica, ma uno stile di vita non del tutto sano può causare il rischio? Ma lo stile di vita sicuramente è importante, l'alimentazione sembra essere molto importante, naturalmente valgono come per molte altre patologie le buone norme, certo, che le nonne spesso insegnano. Esatto, buone norme per stare in salute. Adesso io vi ringrazio, un pochino di pubblicità, però restate con noi perché continuiamo a parlare della patologia al seno, a tra pochissimo.